Oggi ci troviamo in compagnia di Pietro. Ciao Pietro. Ciao Hermes. Pietro, come ti sei avvicinato al mondo del car fishing? Allora, la mia passione per la pesca è una passione innata, in quanto non avevo nessuno in famiglia che praticasse la pesca sportiva, quindi è una cosa che è nata da sola. Quindi ho praticato un po' tutte le tecniche di pesca e nei primi anni 2000 mi sono avvicinato a quello che è il car fishing come tecnica prediletta. Non avendo nessuno in famiglia che ti ha in un certo qual modo condizionato nella tua scelta della tecnica di pesca, quindi del car fishing, ci sono stati dei personaggi o ci sono oggi dei personaggi che in un certo qual modo ti hanno condizionato nella scelta della tecnica, quindi nel nostro amato car fishing, e allo stesso tempo ti hanno aiutato a crescere in questa tecnica? Ma sicuramente per una questione generazionale tutti quelli che sono stati gli autori, te compreso, delle riviste specifiche di settore sono stati un po' i punti di riferimento, anche perché all'epoca questa tecnica sconosciuta proveniente dall'Inghilterra era vara di nozioni sia tecniche che informative, e quindi all'inizio quelli sono stati i miei, diciamo, i punti di riferimento. Poi con l'entrata in FBI queste figure sono cambiate e quindi sono entrato in un settore molto più specifico per quanto riguarda soprattutto la produzione di prodotti per il car fishing, e quindi il mio punto di riferimento adesso è FBI e Tommaso Cappucci. Perché FBI Bites? Ma innanzitutto perché dall'azienda tutto il team, quindi tutti i membri di questa grande famiglia sono coinvolti a 360 gradi, quindi dall'inizio di un progetto fino alla sua commercializzazione, quindi in un certo senso io ho una sicurezza su quello che io vado ad utilizzare. È molti anni che peschi per questa famiglia, per la famiglia FBI Bites? Ma sicuramente oltre i 10 anni, quindi se c'è stata tutta questa durata è perché un valore di fondo esiste. Quindi diciamo che FBI Bites ti coinvolge nel progetto, nella varie costruzioni dei nuovi prodotti? Sicuramente, non solo dal punto di vista della costruzione e della realizzazione di un'esca, ma soprattutto quelle che sono le normative per la sua commercializzazione. Quindi ho degli input in più che mi forniscono dei criteri di valutazione. Oltre al ruolo di field tester, nella famiglia FBI Bites hai anche un altro ruolo molto importante, che è quello della responsabilità del Team Italia. Quindi tutti e due i ruoli messi assieme ovviamente ti impegnano parecchio. Come riesci a gestire questi due ruoli così importanti? Ma sicuramente è un impegno non indifferente, prima di tutto perché devi cercare di far gruppo con diverse provenienze geografiche, diverse modalità, diversi modi di pensare, e quindi la difficoltà sta proprio nel cercare di esaltare tutte quelle eccellenze di ogni singolo membro del gruppo e cercare di dare un'impostazione più o meno univoca. Quindi il lavoro di gruppo, questa unione che te cerchi di creare, in un certo qual modo aiutano tutti e aiutano anche FBI Bites. Sicuramente, perché vengono fornite soprattutto delle indicazioni per quanto riguarda l'impiego sul campo di determinate esche, perché ogni zona ha la sua, diciamo, il suo prodotto specifico che va più o meno meglio di altri. Field tester, quindi collaudatore dei prodotti sul campo. In questo ruolo così importante, ma allo stesso tempo molto discusso, come ti cali, come ti senti partecipe
Beh, effettivamente la figura del tester è una figura che non è ben vista dalla maggior parte delle persone, ma credo che fondamentalmente sia dovuto al fatto di una confusione tra la figura del promoter e la figura del tester. Il tester, come dicevamo prima, il fatto proprio di essere coinvolti nella realizzazione di un prodotto dall'inizio, dal suo sviluppo iniziale fino alla sua commercializzazione, praticamente fa sì che qualsiasi membro del team abbia una conoscenza completa su quello che va a utilizzare. Quindi più che una promozione di un prodotto, noi facciamo una divulgazione, informiamo praticamente su determinate qualità dei prodotti. A proposito di prodotti, Pietro, quale dei prodotti, dei molteplici prodotti che FBI Bytes commercializza, produce e commercializza, ti senti particolarmente legato? Premetto che l'azienda ha una produzione a 360 gradi per soddisfare qualsiasi tipo di condizione, sia in termini geografici che in termini di acque, di tipologia di acque. Però se devo dare una preferenza ai prodotti, preferisco le H72, che è una boilers praticamente studiata per l'innesco, che ha delle caratteristiche particolari. Una boilers alleggerita, quindi favorisce l'aspirazione da parte delle carpe, e in più l'aggiunta di farine, di caseinati, albumina dà una consistenza che permette, come dice la parola stessa, di una resistenza sul capello di 72 ore. Quindi abbiamo la garanzia di rimanere in pesca per tutta la durata della nostra sessione. Quindi io che svolgo delle sessioni per questioni di tempo abbastanza brevi, se non altro ho in quella sicurezza, in quel frangente, di essere in pesca. Oltre a questa boilies così speciale, preferisci self-made o ready-made? Come penso la maggior parte dei carpisti di vecchia generazione, io provengo dal self-made. Però proprio il fatto di essere coinvolti e di conoscere il prodotto che io vado a utilizzare al 100% fa sì che, per questioni anche di tempo, conoscendo quello che io vado a utilizzare, sono portato a preferire il ready made. Un'ultimissima domanda: hai una sessione di pesca o una cattura alla quale ti senti particolarmente legato? Cioè, una cattura o comunque una sessione di pesca, come ripeto, che la senti tua, che la senti nel cuore? Guarda, più che un ricordo particolare, dato che ogni sessione a suo modo ha saputo regalarmi delle emozioni, ho in mente dei progetti, quindi un ritorno alle origini, quindi al car fishing inteso come pionieristico, quindi la frequentazione di posti lasciati un po' nel dimenticatoio, e quindi che sono lasciati un po' dalla maggior parte dei carpisti, sono snobbati o non presi in considerazione. Prevalentemente dove peschi, Pietro? Per ragioni logistiche, vivendo in centro Italia, avendo una scarsità di acque correnti, preferisco i grandi bacini e le acque ferme. Però nell'occasione tutti i tipi di acque mi soddisfano, quindi sono alla ricerca continua di stimoli, e quindi anche delle acque differenti da quelle abituali per me sono fonte di interesse. A proposito di stimoli, dove possiamo pescare assieme? Ma io ti porterei lì dove tutto ha avuto origine, dove sono le mie origini per l'amore alla carpa, quindi sicuramente nel bacino d'Occhito, che è un lago del centro-sud. Promesso? Promesso. Ti ringrazio, Pietro. Grazie infinite. A te.